sarà questo? Forse il conte di Santa Croce. Fermatevi! Fermatevi! Come avete osato? Chi siete? Cesare di Santa Croce. Non vi attendevamo che fra un paio di giorni, conte. Evidentemente vi devo una spiegazione. E anche a voi, duchessa. Ho anticipato il mio viaggio per il desiderio di conoscervi. La fama della vostra bellezza è inferiore alla realtà. Duca, perdonate la mia impulsività, ma quella corda tesa era un bersaglio troppo allettante per un tiratore. Avete mira precisa e polso fermo. Ora, se non vi dispiace, riprenderemo la cerimonia al punto in cui l'avete interrotta. Suppongo che quell'uomo abbia commesso un grave delitto. Si è ribellato alle mie guardie ed ha sfidato la mia autorità. Vedo che c'è anche una giovane in attesa di punizione. È la figlia del condannato. Capisco. Sapete, noi veneziani siamo superstiziosi e un'esecuzione non mi sembra di buon auspicio a questo nostro primo incontro. Sono d'accordo con il conte di Santa Croce. Un atto di clemenza è il miglior benvenuto che possiamo dargli. E sta bene. Capitan Ricco. Signor Duca. Capitano, fate ricondurre il condannato in cella. Gli faccio grazia della vita. Sconterà la sua pena lavorando nelle miniere. Andate.